Time passes by, direction unknown. You've left us now, but we're not alone. Before you know it, your cup's overflown. You measure no one that I've ever known, and it's quite alright. And goodbye for now. Just look up to the stars and believe who you are, 'cause it's quite alright. And so long, goodbye. Ciao a tutti, quello che avete appena visto era il mio personale tributo a Marco Simoncelli. Considerate che nel momento in cui parlo è lunedì mattina, è il giorno dopo, e questa cosa mi ha toccato molto perché Simoncelli a me stava simpaticissimo. Io non sono un grande appassionato di motociclismo, sinceramente, però comunque come tutti la domenica quando si è a casa poi un po' la si guarda sempre la MotoGP, e a me Simoncelli comunque piaceva tanto come personaggio più che come pilota, perché come ho detto la moto non è che mi piace tanto, e niente, quindi sono rimasto molto male ieri quando ho visto quelle immagini. Non so, poi non sono bravo a parlare in questi casi, quindi che dire, ragazzi, non lo so, mi ha scioccato molto, sinceramente. Ma ora proviamo a parlare di cose più futili, che sono i nostri videogiochi, con il gameplay che vi avevo promesso di Forza Motorsport. Avete visto gli adesivi intanto, questo è il menu, vabbè, qui vi sto facendo vedere la modalità vista, mi sembra, non mi ricordo neanche come si chiama adesso. Che è una novità di questo gioco, una bella novità devo dire. E possiamo scegliere una macchina, alcune come avete visto hanno il lucchetto perché vanno sbloccate facendo delle sfide. E niente, adesso ho preso la Ferrari, la 458 Italia, e vi faccio vedere un po' come funziona questa modalità. Vedete, possiamo girare intorno alla macchina liberamente, guardate che cazzo di grafica. E tutte le icone che vedete compaiono sono le varie interazioni possibili. Vedete, ho appena aperto lo sportello, si può salire ovviamente in macchina. E non è tutto, perché vabbè, abbiamo anche delle icone in macchina, vedete, con la I. Ecco, le icone con la I, se premete su quelle icone, ora vedrete cosa succede. Nessuna azienda sa allestire un abitacolo per la competizione in modo più elegante della Ferrari. La 458 Italia incorpora diverse importanti funzioni di guida, quale un volante con manettini di controllo derivato dalla Formula 1. Bene, questo quindi è praticamente su ogni puntino dove c'è la I abbiamo un'interazione che ci apre una mini clip, diciamo, dove possiamo vedere delle informazioni, no, sulla macchina che stiamo guardando. Qui invece, come vedete, si può cambiare colore. Io vabbè, allora l'ho messa gialla così tanto per farvi vedere. Si può prendere dietro, ovviamente c'è anche, vedete, la I sul motore. Ora non me le metto tutte perché sennò ci mettiamo una vita, non me le faccio vedere tutte. E comunque si può aprire praticamente quasi tutto, e è molto bella questa modalità, mi è piaciuta davvero. Credevo fosse una cazzata quando guardavo i video prima che uscisse il gioco, perché mi sembrava così una modalità tanto per, invece è fatta veramente veramente bene. Non è fatta così alla cazzo tanto per mettere qualcosa di diverso. Ora nel video si vede anche poco, perché comunque non vi ho fatto vedere tutte le interazioni possibili, però ragazzi ce ne sono tante, guardate questa. Quando la 458 Italia svolta, i suoi fari fanno altrettanto. Le unità a doppio xenon seguono automaticamente il tracciato della strada, monitorando angolo di sterzata e G laterali. Insomma, come state vedendo, è una modalità che alzo perché, poi può piacere o non piacere, perché certo non è una vera modalità di gioco, però
Secondo me ci sta bene, una bella aggiunta per quanto mi riguarda. Oh, poi passiamo brevemente alla community. Vi faccio vedere qualche novità. Vabbè, qui. Allora, vabbè, Crea un club automobilistico con altri giocatori per poter accedere al Garage Club dove le vetture possono essere condivise fra i membri. ecco, vi ho fatto sentire così, senza che ve lo spiego io, già avete capito di cosa si tratta. Un'altra novità è il mio profilo che adesso vi farò vedere da qui, dalla carriera. Ecco qui. Il mio profilo, che è una novità, vedete, aggiunge queste specie di targhette ed emblemi che ricordano un po' quelle di Modern Warfare 2 di Call of Duty, per chi ci ha giocato, dove si può scegliere lo stemma, la targhetta con la scritta che più ci piace. Ovviamente questi stemmi e targhette si sbloccano raggiungendo certi obiettivi durante il gioco. E vedete, potete scegliere la targhetta che più vi piace. Anche questa, secondo me, è un'aggiunta che ci sta, che a me personalmente ha fatto piacere, perché il sistema delle targhette di Call of Duty mi piaceva tantissimo. E ritrovarlo in Forza Motorsport è una cosa molto, sembra strano, ma è originale, secondo me. E vabbè, poi qui ci sono le varie statistiche. Vabbè, possiamo anche tornare indietro e andiamo a vedere il gameplay vero e proprio, perché tanto è questo, penso, che interessa più o meno a tutti. Questa è, vabbè, la nuova modalità carriera. Vedete come è un po' più curata rispetto a quella di Forza Motorsport 3. Questa è diciamo, l'interfaccia, che è molto bella perché ci spiega i dettagli di ogni pista quando andiamo a correre. Fin qui ottimo, direi. Non so qual è la vostra impressione. A me il primo impatto per me è stato veramente ottimo, come avevo già scritto nel commento dell'unboxing. Ma ora vedrete con i vostri occhi e potrete giudicare voi, perché alla fine la parte più importante è quella del gioco, ovviamente. Correrò con la mia punto, perché ho appena iniziato il gioco, ragazzi, non ho avuto molto tempo per giocarci. Anche per questo faccio questo video praticamente dopo non so quant'è, 10 giorni, non lo so. Comunque dopo tanto tempo ci ho messo tanto, questa è la mia punto. Sono ancora, se non sbaglio, al livello 3. Comunque ho appena cominciato, non ricordo adesso. E questa che state vedendo è una delle mie prime corse, perché ho fatto un paio di gare per vedere, per prendere la mano e vedere se era cambiato qualcosa. E poi ho fatto direttamente il gameplay, perché per non perdere altro tempo, visto che ne ho già perso parecchio, perché come ho detto, in questo periodo non ho molto tempo per giocare. E niente, quindi eccovi la gara. Oh, bene, come vedete, l'impatto grafico è alquanto stupendo, devo dire, almeno per quanto mi riguarda. Guardate il paesaggio, guardate le macchine, i riflessi della luce. Non lo so, io quando ho fatto il video l'ho riguardato sbandato praticamente per la grafica. A me piace tantissimo. Sicuramente credo fosse una delle più grandi carenze che c'era in Forza Motorsport 3, perché ovviamente rispetto a giochi magari come GT5, era un gioco di una generazione un po' precedente, se volete. Comunque Forza Motorsport 3 è uscito molto tempo prima rispetto a Gran Turismo, ed era ovvio che Gran Turismo fosse avanti tecnicamente. Ma questo Forza Motorsport 4, devo dire che ora non so se è meglio o peggio, perché devo giocarlo ancora a fondo, ma sicuramente è all'altezza, nel senso, poi qui siamo ai livelli della sfida fra PES e FIFA, secondo me. Ora qualcuno storcerà il naso perché i fanboy di FIFA, come al solito, storceranno il naso perché PES fa schifo e quelli di PES e viceversa. Ma secondo me è lo stesso tipo di confronto. Due giochi ottimi in base ai quali si può scegliere solo con i gusti personali. Non lo so, ragazzi. Poi oltre alla grafica, che comunque, come vedete, è quello che salta all'occhio, ovviamente. Anche il modello di guida è molto più fisico rispetto a Forza Motorsport, che al 3 parlo ovviamente, che era ancora secondo me un po' arcade sotto certi punti di vista per quanto riguarda il modello di guida. Qui invece siamo proprio vicini al realismo.
Poi ora vedete il secondo giro lo farò con la visuale interna, che è un'altra cosa che è fatta davvero bene, che è all'altezza delle auto di Gran Turismo. Eccola qui, intanto la state vedendo, con la differenza che per quanto riguarda Gran Turismo, purtroppo solo certe auto hanno la visuale all'interno così dettagliata, anzi perché le altre non ce l'hanno proprio, mentre in Forza Motorsport 4 è vero che ci sono meno auto, che comunque non sono poche ragazzi, perché sono, se non sbaglio, più di 500, ma se sono 500 auto tutte dettagliate come questa appunto che state guardando, è una cosa da rimanere a bocca aperta secondo me. Ovviamente in questa gara ho vita facile, perché come ho detto sono all'inizio della carriera, le gare ancora non sono impegnative. L'indicatore che vedete, nelle curve c'è un indicatore con scritto curva con quattro tacchette. Le tacchette si riempiono a seconda di come noi facciamo bene le curve, quindi quattro tacchette piene è la perfezione nella curva praticamente. E questa quindi è un'altra piccola novità. E io ragazzi, ripeto, ancora ho giocato poco, quindi potrei sbagliare, ma non mi sembra di aver visto l'opzione assumi pilota. Poi se c'è magari mi correggerò in qualche altro gameplay che farò in futuro, perché tanto credo che ne farò altri in Forza Motorsport. Ma dicevo, non mi pare di aver visto l'opzione assumi pilota per far correre il pilota automatico, no? Se l'hanno tolta è davvero un peccato, perché in Forza Motorsport 3 è un'opzione che mi sta tornando molto utile, perché sto ancora cercando di prendere i 1000 G a Forza Motorsport 3, perché le gare sono tantissime e farle tutte diventa anche un po' noioso. E quindi speriamo che ci sia, che non l'ho vista io, non lo so, magari se qualcuno l'ha già vista scrivete nei commenti. Per il resto ragazzi, che dire, il gioco è ottimo, io non posso sbilanciarmi più di tanto perché non ci ho giocato molto, lo ripeto ancora una volta, però io l'impressione mi hanno fatta più o meno sul video che avete visto e su qualche altra partita, e finora sono molto molto soddisfatto dell'acquisto. Ragazzi, la partita è finita, quindi qui si conclude anche il mio video. E io vi do appuntamento al prossimo video, e se vi è piaciuto ragazzi commentate, pollicino in su, e chi non si è ancora iscritto lo faccia. Ciao a tutti.